sempre dire anche Tahiti. Sul tema della spiaggia del turista annunciata nei giorni scorsi dal presidente degli alberghi consorziati per fronteggiare la carenza di ombrelloni disponibili per turisti, rivolgendo a Comune e Regione la possibilità di eventuali permessi alle concessioni, riservando una quota delle spiagge agli albergatori, non è piaciuta al Comitato Spiagge Libere di Fano, di cui tramite il rappresentante si mostrano preoccupati di eventuali modifiche alla delibera regionale sulle possibili concessioni a terzi. Il Comitato è deciso ad affermare un no alle recenti richieste di utilizzo esclusivo di parte della spiaggia libera di Sassonia. Eravamo tranquillamente in pace come Comitato perché da ormai oltre un decennio lo status quo era garantito. Adesso con questa iniziativa di anche alberghi consorziati che vorrebbe una gestione anche stagionale, noi siamo un pochino prevenuti perché secondo noi è il solito tentativo di cercare di porre una testa di ponte per perpetuare praticamente questa situazione di gestione poi nel tempo, e quindi siamo allertati e come noi dovrebbe essere allertato ogni cittadino che fruisce di spiaggia libera, soprattutto in questi tempi in cui il valore della moneta per tanta gente è venuto meno, e quindi a maggior ragione soprattutto quest'anno si pone la necessità di mantenere questa fruibilità pubblica che salvaguardia anche in questo senso quella che è la scarsa moneta che circola in tasca a tanta gente. Nel tratto Appetito esiste già un gestore di attrezzature mobili che vengono fornite alla gente a noleggio, per cui la spiaggia libera è bellissima da vedere la sera perché torna nel suo stato naturale. C'è una delibera del maggio di quest'anno che prevede i tratti ben specifici di spiaggia libera che non possono essere dati in concessione, per cui contro una delibera che fa legge è impossibile aspettarsi che venga derogato questo in funzione di altre concessioni.